Ciao ragazzi, qui Giulia Costa X, la vostra fitness coach, fondatrice del programma GCX Fitness, il programma personalizzato su misura per voi. Siamo alla Venus, la palestra più grande del mondo qui a Dubai, e oggi vedremo 10 macchinari o 10 esercizi per far crescere glutei molto particolari che non ci sono in Italia. Vi porterò con me e vedrete tutto in voice over perché c'è molta confusione e ci sono molte persone. Andiamo! Il primo esercizio che andiamo a vedere oggi è lo squat sumo con il macchinario, e questo carica il peso dal basso tramite la cintura. Questo lavora molto bene il gluteo e tutta la catena cinetica posteriore, visto il posizionamento del baricentro nel mentre si fa l'esercizio e la possibilità di discesa. Io personalmente amo questo macchinario, ma purtroppo c'è in pochissime palestre, quindi vi consiglio di ricreare un movimento simile con gli squat sumo al multi-step oppure al multipower. Cercate sempre di sentire il gluteo e di spingere soprattutto con il tallone a terra quando eseguite l'esercizio. Passiamo ora al secondo esercizio, che è l'hip thrust con il macchinario. Contate che non tutti i macchinari per l'hip thrust sono fatti ad hoc, quindi cercate di trovare quello in cui avete la sensazione migliore. Questo in particolare è ottimo, mi sono trovata benissimo. La cintura al posto del bilanciere permette di farsi meno male al bacino, lo schienale segue il movimento, quindi si rischia meno un problema alla schiena, e l'inclinazione dei piedi è quella corretta. Se non avete però la possibilità di utilizzare nei vostri allenamenti un macchinario del genere, assolutamente non fatevi nessun problema, perché siamo cresciuti con la ghisa e quella basta e avanza. Un altro esercizio per i glutei che mi è sempre piaciuto sono gli stacchi romani a gamba singola. Qui ho trovato questo multipower dove le corsie del bilanciere sono a loro volta su altre due corsie per potersi spostare avanti e indietro senza rischiare che il bilanciere si inclini o non sia in asse durante il movimento. Anche qui, se volete replicarlo a casa, prendete un bilanciere oppure una coppia di manubri e basteranno quelli. Fate sempre molta attenzione alla posizione della schiena, che è fondamentale. Il quarto esercizio che vediamo oggi coinvolge un macchinario per gli slanci posteriori. Ammetto che ci ho messo un po' a capire quale fosse la posizione migliore, in quanto l'angolazione è abbastanza contorta, però una volta trovata la quadra l'ho sentito molto bene. La connessione mente-muscolo deve essere sempre alla base dei vostri allenamenti, mi raccomando, segnatevelo bene. Questo esercizio è sostituibile semplicemente con degli slanci ai cavi oppure al multipower. L'hip thrust gamba singola è il nostro quinto esercizio. Io l'ho sempre eseguito con la T-bar o con il manubrio, così come potete fare voi, ma anche con questo macchinario non è male. A differenza dell'hip thrust machine che abbiamo visto in precedenza, l'appoggio sul bacino è più rigido ed è collegato al peso soltanto da un lato, mentre lo schienale è molto più lungo e permette un appoggio completo della schiena, motivo per il quale per l'hip thrust gamba singola l'ho trovato più indicato. Come sesto esercizio da mostrarvi oggi ci sono gli slanci laterali alla glute machine in piedi. È un attrezzo già molto più famoso nelle palestre, ma purtroppo mai in quelle vicine a noi. No, dai, a parte gli scherzi, ottimo per fare gli slanci laterali senza caricare il ginocchio, come quando li facciamo ai cavi. In alternativa potete farlo appoggiando il vostro corpo al muro e appoggiando un manubrio sulla coscia che va a slanciare. Vediamo ora un must have delle ragazze nel loro primo giorno di palestra, gli slanci. Allora, sono utilissimi come esercizio pumper, quindi come esercizio accessorio, ma non devono mai essere la base dei vostri allenamenti per i glutei se volete vedere la differenza. Comunque rimangono uno dei migliori esercizi per l'isolamento. Se però non avete la stazione dei cavi, potete farlo semplicemente con degli elastici in piedi oppure in quadrupedia. Il prossimo è uno dei macchinari più criticati sui social e sono gli abduttori. Questo perché in base alla posizione del bacino è facile che si lavori più con il piriforme, con il rischio di infiammarlo. A proposito di questo, il consiglio che ti posso dare è di portare il bacino in avanti come nel video, tenendo piatta la curva lombare. So che è molto più brutto da vedere e tutti ci siamo fatti incantare dal bruciore dopo tante ripetizioni svolte nell'altra maniera, però se si infiamma il piriforme sono guai che ti terranno ferma per un bel po', quindi ti consiglio di tenere i glutei schiacciati durante l'esercizio così da lavorare al meglio il muscolo che ci interessa. Potete farli anche semplicemente seduti su panca con un elastico. Gli affondi posteriori con il bilanciere sono il nostro nono esercizio di oggi. Farli posteriormente toglie lavoro dal quadricipite rispetto che anteriormente e permette di spingere maggiormente con il tallone a terra per salire, ed è lì che dovrà andare l'attenzione. Inoltre vi consiglio di scendere diagonalmente piuttosto che perpendicolarmente al terreno e seguire questa linea anche con il busto. Questo perché se scendeste con il busto dritto lavorereste molto anche la coscia. Questo è un esercizio che può essere eseguito con bilanciere, con manubrio, a corpo libero o anche con due casse d'acqua per chi ha solo l'essenziale. Come ultimo esercizio vediamo il pull crawl. Non è bellissimo da vedere, però se fatto correttamente può funzionare molto bene.
Quando lo eseguite dovete pensare che è una via di mezzo tra lo squat e l'hip thrust, quindi cercate il massimo allungamento del gluteo quando scendete e la contrazione nel punto di picco quando salite. Può essere sostituito con l'hyper extension. Ragazzi, l'allenamento glutei è finito, adesso torno a casa, spero che vi sia piaciuto. Commentate qua sotto che cosa vorreste vedere la prossima volta e ci vediamo nel prossimo video.